riuscire a fare. E forse considerare il posto in cui viviamo un possibile Eden, che ha bisogno del nostro impegno per essere liberato, perché ha bisogno di essere disinfestato da troppi demoni, e forse ha bisogno di essere amato per essere trasformato. E oltre alla forza della nostra immaginazione, però, possiamo avere in mano anche degli strumenti per fare queste cose. Per esempio il 12 e 13 giugno ci sono dei referendum. Tanti a non volere il nostro Eden possibile, potenziale da risvegliare una tecnologia così devastante e così antistorica come il nucleare. Dobbiamo speculare su tutti gli innocenti che ci saranno nei prossimi mesi. Però il problema delle scorie già prima nessuno aveva ancora dato risposta. Così come nel nostro Eden, forse in molti noi non vogliamo che qualcuno privatizzi l'acqua. Ed ecco perché ad accompagnare questo nostro tour in giro per l'Italia ci sono i ragazzi che hanno allestito dei banchetti qui fuori, che informeranno sul nucleare, sull'acqua, sui referendum del 12 e del 13 giugno. Il nostro Eden potrà diventare tale solo se noi decidiamo che vale la pena chiamarlo. Grazie. Sulle mani
arrivare questa sera a farci sentire a casa. Grazie! Thank you.
Grazie a tutti ragazzi per essere stati qua questa sera insieme a noi. E vorremmo ringraziare anche tutte le persone che hanno lavorato questa sera per noi, tutte le persone che invece ogni giorno montano e smontano questo bellissimo palco. I nostri tecnici, un grande applauso, grazie! E vogliamo salutarci con un brano per il quale chiediamo sempre i nostri concerti. Una canzone che un pochino ci rappresenta, anzi di tanto ci rappresenta, e che si intitola Tutti i miei sbagli.
vita. Non vedavo vertigine in sudori della vita. Nebbia cade densa, pesa invece il mio respiro. Prime luci del mattino resto ancora in giro. Thank you.
Questo era per Terrestre che faceva cagare.